Safet Zek, il pane della misericordia. È questo il titolo della mostra che la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa, di cui il dottor Vito Punzi accanto a me è il responsabile dell'ufficio stampa, ha organizzato in occasione di questo anno santo indetto per il Giubileo della Misericordia. Dottor Punzi, allora ci vuole un po' illustrare le ragioni che vi hanno spinto ad organizzare questo momento espositivo di raccoglimento che ha accompagnato in questi mesi i pellegrini in visita alla Santa Casa di Loreto. Sì, diciamo che c'è stato un incontro, anzitutto con l'artista, con Safet Zek, che risale ormai a un anno e mezzo fa. Quindi forse ancor prima che Santo Padre indicesse l'anno giubilare. C'è stato un percorso nel momento in cui ci siamo incontrati, ho avuto la possibilità di incontrarlo io personalmente a Venezia e dal momento in cui ho iniziato a confrontarmi con Monsignor Tonucci, con l'Arcivescovo di Loreto, perché padrone di casa evidentemente qui, a confrontarci sul valore appunto dell'opera di Safet. È stato un percorso che ha visto diverse tappe e direi la tappa più importante è stata la visita che Safet insieme alla moglie Ivana ha fatto qui a Loreto nell'estate scorsa, quindi poco più di un anno fa, e non erano mai stati a Loreto, conoscevano così ma non c'erano mai stati, hanno visitato ovviamente la Basilica, la Santa Casa, hanno visto questi spazi ed è lì che in realtà è scattato abbiamo avuto entrambi la certezza che questo poteva essere un luogo ideale perché la sua opera, che è così opera pittorica e grafica, è così pervasa da quello che Gian Domenico Romanelli, che è stato con me il curatore e con me il curatore di questa mostra, chiama affetto misericordioso. È un'opera che trasmette questo affetto misericordioso, cioè questo sguardo e questa attenzione nelle mani dell'artista di Safet rispetto agli oggetti, ai corpi, a tratti vari di umanità, no? Che cerca di riprodurre nelle opere. Questo affetto misericordioso, ci siamo detti, una volta che l'artista stesso ha visitato, è stato qui e si è immerso, ha capito il valore e ciò che trasmettono le pietre della Santa Casa, questo doveva essere il luogo appunto e un'occasione, poteva essere un luogo, un'occasione, come di fatto lo è stato per tanti, perché abbiamo una verifica del libro degli ospiti che dai commenti, non solo dalle firme, ma dai tantissimi commenti che sono stati scritti, lasciati dai visitatori, e questo poteva essere un segno per chi veniva qui a Loreto per attraversare la Porta Santa per vivere appunto il Giubileo della Misericordia voluto da Francesco nel modo più vero, sentito e vero possibile, insomma. Vivo. Diceva lei, tutto è nato da un incontro, no? Con l'artista che a sua volta a Loreto ha incontrato il mistero fatto carne che ospitiamo nella reliquia all'interno della Santa Casa, e da qui è nato poi l'input per organizzare questa mostra ospitata nelle cantine del Bramante, proprio sottostanti il Palazzo Apostolico. Qual è, secondo lei, Vito, l'atteggiamento giusto per un pellegrino di accostarci all'incontro con il mistero anche attraverso l'arte? Questo, si è parlato tanto di un giubileo
dell'arte, quindi attraverso il pathos di immagini così forti, così evocative come quelle testimoniate da Safet Zeck nella sua poetica artistica. Sì, ecco, diciamo che una volta che l'arcivescovo, insomma, ha deciso che questa mostra dovesse fare, in qualche modo, dovesse diventare uno strumento per accompagnare i pellegrini a Loreto in visita alla Santa Casa in questo percorso attraverso la Porta Santa e quindi un percorso di conversione, ha deciso che la bellezza, e questo grazie a una sensibilità particolare che il nostro arcivescovo ha verso la bellezza, appunto, in tutte le sue forme, che la bellezza, appunto, diventasse lo strumento, no? Uno strumento, non l'unico, evidentemente. E perché l'opera di questo artista poteva essere di così grande aiuto, o comunque di aiuto più di altri, no? Più delle opere di altri. Perché insieme, l'abbiamo condiviso assolutamente con l'arcivescovo, in queste opere, nella potenza che Safet esprime attraverso la sua capacità di disegno e di pittura, una potenza di umanità, non solo nel tratteggiare e nel dipingere forme umane per lo più sofferenti, no? Ma anche nel modo in cui riesce a riprodurre gli oggetti più banali della quotidianità, no? Sedie, lenzuola, tovaglie, cipolle, patate, no? Anche un semplice abbraccio che noi spesso l'abbraccio, ecco, diciamo che ci sono alcuni soggetti che a Safet interessano, sui quali Safet lavora in particolare non a caso dalla fine degli anni 90, cioè da quando è terminato il conflitto nella ex Jugoslavia, da quando Sarajevo in particolare e la Bosnia comunque ha trovato una qualche soluzione politica al proprio Stato. E, ecco, da quel momento, quando Safet si era trasferito a Venezia, ha iniziato a lavorare sulla propria memoria, su tutto il bisogno umano che aveva condiviso nella sua Sarajevo con i suoi concittadini. No? E questo bisogno umano attraverso queste opere si manifesta come domanda di misericordia, come domanda a un padre, a qualcuno, perché Safet, dobbiamo ricordarlo, è di famiglia musulmana, non si dice cristiano, e quindi non è appartenente ad alcuna confessione, non professa una fede, ma ha una capacità di rendere attraverso l'arte e la bellezza che riesce a dare alle proprie opere, a trasmettere, riesce a dare vigore, a trasmettere potentemente la domanda di misericordia e di bene che ciascuno ha. Perché io, tra persone accompagnate, visitatori, dai più semplici ai più, no, magari persone anche con una certa formazione, anche con esigenze, domande particolari rispetto all'arte, io ho potuto verificare quanto per tutti queste opere rappresentino uno sconquassamento, cioè è come se quella domanda appunto di misericordia si trasmettesse immediatamente attraverso la bellezza. Cioè c'è una capacità nell'arte di trasmettere le domande, i bisogni, ciò che di più vero c'è nell'uomo che altri strumenti nella vita non hanno, no? E lei parlava, Vito, di una memoria, la memoria, no, che aiuta a ricostruire, no? Nata dall'accettazione di un evento tragico, ricordava la città di Sarajevo, patria proprio di Safet Zeck, che è un artista bosniaco, che non ha mai rinnegato le sue origini, che ha toccato con mano questa cultura
della morte, no? La guerra, c'è sì. Una memoria buona, come ricordava recentemente Papa Francesco durante la GMG a Cracovia, e una memoria cattiva. E allora la potenzialità proprio di Safed è stata quella di valorizzare questa memoria buona, che è la memoria del Magnificat, come ricordava il Santo Padre, che è stata luce di speranza. E quindi ecco come questo messaggio in questo anno santo ci può aiutare a riprendere in mano la propria vita, allorquando questa sia stata dilaniata dalla guerra o dalle piccole guerre quotidiane che viviamo, come questa luce di speranza ci può aiutare. Ma io direi che, sì, io direi che se vogliamo cercare e trovare possibilmente una risposta, no? Ponendoci di fronte a questi dipinti, a questi quadri, perché di questo parliamo, no? Di un artista che dipinge e non pretende di fare altro, cioè il suo essere contro la guerra, contro le brutalità che ha visto, che ha vissuto, lo esprime, e lo strumento che ha a disposizione è la propria arte. Il suo talento. Il suo talento. E quindi quello che c'è possibile, che è possibile in qualche modo, non so come dire, estrarre, portare con sé, sì, portare con sé dopo aver visto questa mostra, è, ripeto, quel carico di umanità che da ciascuna opera, che ciascuna opera trasmette. Perché veramente ci sono pochi artisti oggi, parliamo a livello mondiale, non parliamo solo a livello né locale, tanto meno europeo, ma a livello mondiale, pochi artisti oggi hanno il coraggio di affrontare il figurativo, cioè di affrontare le forme, la forma del reale, delle cose, del corpo umano, con questa intensità, con questa passione, con questa capacità proprio di rendere, di trasmettere bellezza. Perché di questo si tratta. Troppo spesso nell'arte di oggi non si ha più il coraggio di affrontare la bellezza, cioè si elude, no? Ma se non si discute, se l'arte non è capace di trasmettere la bellezza, di trasmetterla immediatamente, senza bisogno di essere spiegata, non è arte. E anche di trasmettere questo straordinario potere catartico che comunque ci aiuta, e attraverso la bellezza, a purificarci. Certo, la bellezza poi ha questa la ricchezza, no, dell'arte è questa, cioè di trasmettere attraverso la bellezza un insieme di valori che appunto vanno oltre il bello, ma sono il buono e il vero che si aggiungono, no? Laddove c'è bellezza sicuramente c'è anche buono e vero, e Safed riesce a trasmettere questo. Coraggio e io direi la sensibilità particolare spiccata di un artista come Safed Zeck, che pur non professandosi cristiano ha scelto di descrivere con il pathos, la ricchezza della sua arte, una deposizione molto bella che Papa Francesco ha benedetto nel 2014 e che è conservata all'interno della Chiesa del Gesù a Roma. E appunto collegandoci a questo anno santo che stiamo vivendo, per volontà del nostro arcivescovo, tre opere di questa esposizione sono state anche collocate in basilica nella Santa Casa per aiutare il pellegrino in questo percorso. Sì, quali sono le opere? Sono opere che l'arcivescovo ha deciso di collocare in, diciamo, lungo il percorso che è suggerito ai pellegrini nel momento in cui attraversano la Porta Santa e quindi entrano in Basilica. Quindi dopo la visita in Santa Casa c'è una prima opera di Safed, che è un abbraccio nella Cappella di San Giuseppe, la Cappella Spagnola, poi ce n'è una seconda, e quindi l'accoglienza. E c'è una seconda opera che
l'arcivescovo decise di collocare nella cappella tedesca ed è una pietà ispirata alla pietà di Michelangelo di Palestrina. La terza opera invece è rappresenta un po' il culmine e simboleggia un po' tutta l'opera e non a caso è stata scelta anche per il titolo della mostra, Il pane della misericordia. La terza opera appunto raffigura un pane, due mani che tengono una pagnotta in che sorreggono una pagnotta spezzata nella cappella francese, quindi nella cappella del Sacramento dove c'è il Santissimo, perché il pane evidentemente rimanda, il pane spezzato rimanda evidentemente al sacrificio eucaristico di Cristo. Quindi questo ancor più a testimoniare la volontà, il desiderio dell'arcivescovo che quest'opera pittorica di Safed fosse assolutamente incastonata nel percorso dei pellegrini che arrivano a Loreto e attraversano la Porta Santa. Il pane spezzato che ci rende compagni, compagni proprio l'etimologia della parola cum panis, compagni e figli di uno stesso padre. Siamo alla vigilia di un evento storico importante, il 20 settembre 2016 lo ricorderemo per la Giornata Mondiale della Pace che Papa Francesco ha indetto ad Assisi a 30 anni dalla storica preghiera avvenuta con Giovanni Paolo II, era il 27 ottobre del 1986 all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Un gesto dunque che a 30 anni si ripete con ancor più forza, ancor più vigore. Ecco, come possiamo costruire la pace e anche attraverso un percorso così, così bello che ci testimonia come sia possibile ricominciare, ricostruire ed essere fratelli? Io tornerei alla prima domanda, no? Che mi ha posto, perché questa mostra qui per l'anno giubilare? Ecco, un altro motivo che non ho detto prima è stato la memoria che attraverso questo artista bosniaco facciamo di quello che è accaduto qui nel settembre del 95 nella spianata di Montorso, quando Giovanni Paolo II, appunto, non a caso, si collegò in diretta televisiva con Sarajevo, presente l'arcivescovo Pulic insieme ad alcuni ragazzi, quando ancora Sarajevo appunto era sotto assedio. Quindi Loreto in qualche modo era già legata a Sarajevo nella memoria di un evento tragico, bellico, assurdo, no? Quindi non pacifico. Questa mostra ricorda anche questo, cioè ricordando quell'evento di 21 anni fa, attraverso quest'artista che appunto è di famiglia musulmana, non professa fede, ma che così, con così tanto vigore, no, attraverso la propria opera, lancia un inno alla vita e quindi alla pace. Questo ritengo che sia un'occasione che in qualche modo, senza averla cercato, no, specificatamente, in qualche modo si rifà e dentro lo spirito di Assisi senza alcun dubbio. Un messaggio dunque universale, senza tempo, che da Loreto, amici di Maria Vision, vogliamo donare anche a tutti voi che ci state seguendo, perché tutti abbiamo davvero una grande sete di pace.